Continuiamo a parlare di politica perché il nostro Paolo Chiariello ha intercettato il vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Paolo, allora questa mano tesa del 5 Stelle nei confronti del Premier perché sono un po' con l'acqua alla gola dopo le europee? Beh, non lo so, non credo che diamo direttamente a Luigi Di Maio. Intanto riscrivere assieme le regole del gioco comunque è un fatto di maturità democratica in un paese. Il fatto che il movimento di Grillo tenda la mano a Renzi, che comunque è stato legittimato democraticamente dal 40,8% degli italiani alle europee, anche questo insomma è un buon segnale. Però che cosa c'è di serio, di concreto in questa mano tesa che Grillo offre a Renzi? Ma c'è tutto, sicuramente un'opportunità prima di tutto per riuscire a portare a casa una legge elettorale, perché l'Italicum in questo momento è oggetto di tira e molla con Berlusconi, che un giorno va a fasi alterne, a giorni pari e dispari, e ci dice che la vuole e che non la vuole perché sta facendo un mero calcolo di voti per capire se gli conviene o meno. Noi vogliamo portare a casa questa legge elettorale. Ovviamente questa chiamiamolo cambio di passo viene dal fatto che Renzi è legittimato da un voto popolare che c'è stato alle europee. È chiaro che dobbiamo stare in Parlamento per almeno un altro po' d'anni a questo punto, almeno fino al 2018 quanto si è dichiarato, e su questo noi pensiamo che si possa ragionare intorno a dei temi. Ci sediamo ad un tavolo e ragioniamo sul fatto della legge elettorale, anche perché noi abbiamo una legge elettorale fatta dai cittadini, da centinaia di migliaia di cittadini sul portale, assistiti da docenti universitari. L'obiettivo adesso è cercare di portarla a casa su temi con la forza politica maggioritaria, che in questo momento è il PD in Parlamento. Però c'è già mezzo Italicum che è stato varato dalla Camera dei Deputati. Insomma, lei ha sempre detto che forse non regge il patto del Nazareno, cioè il patto tra Berlusconi e Renzi. Questa mano tesa è perché voi credete che questo patto tra Berlusconi e Renzi sia effettivamente caduto? Oppure ma dalle dichiarazioni che ho sentito negli ultimi giorni e negli ultimi mesi è chiaro che l'Italicum lo vogliono cambiare al Senato, quindi c'è soltanto un impianto che è stato approvato alla Camera, ma vogliono cambiare molte cose al Senato, su cui non sono d'accordo. Il patto del Nazareno è sempre più debole e noi adesso ci troviamo di fronte a questo bivio. Il Paese e la legge elettorale la deve fare Berlusconi o il Movimento 5 Stelle come ago della bilancia? Vogliamo esserlo noi, non arretrando su compromessi di sorta che possano portare ad una legge elettorale che favorisce l'uno o l'altro. Io faccio presente che questa è una legge elettorale che, se simuliamo i voti delle europee, comunque non fa vincere il Movimento 5 Stelle, bensì il PD, la nostra legge elettorale. Quindi noi non abbiamo fatto un calcolo di convenienza, ma vogliamo portare a casa un risultato per gli italiani, e adesso che abbiamo la legge elettorale pronta e Renzi legittimato dal voto alle europee, vogliamo anche dare un'opportunità a questo governo di poter fare una cosa buona. Però c'è anche l'architettura istituzionale: Senato sì, Senato no, Senato elettivo, Senato invece eletto su base federale. Insomma, anche su quello poi gli italiani capiscono un granché, perché la legge elettorale va bene, ma poi che tipo di Parlamento avremo? Ma io credo che queste sono cose che verranno anche dalla discussione che avremo a quel tavolo. Ora, mettersi a dire quali sono gli obiettivi generali, noi vogliamo portare la nostra legge elettorale lì, ascoltiamo, parliamo della nostra proposta e poi il resto lo saprete anche dopo. Non mi sembra neanche corretto nei confronti di chi abbiamo invitato al tavolo anticipare qualcosa su quello che vogliamo portare lì. Ecco, l'incontro c'è già stato, c'è già una data in cui vi vedrete con Renzi, avete già più o meno avuto un contatto con il PD? Ma no, io ho letto solo un'agenzia del ministro Martina prima del governo che diceva che era il caso di incontrarsi e se è il caso di fare da parte Berlusconi. Io è quello che ho letto in questo momento. Per il resto aspettiamo una risposta, ma diciamo che l'invito è di poche ore fa, quindi diamo anche il tempo al governo di farsi la domenica e domani vediamo che cosa succede. Ecco, non è una battuta, ma per far capire sempre agli italiani, anche questo incontro, se dovesse esserci, quando ci sarà, proporrete lo stream, cioè di farlo sentire anche agli italiani? Io non credo che sia essenziale. Vabbè. Grazie. Claudio. Grazie Paolo, grazie anche al vicepresidente.